È chiaro che ogni tanto penso a quella persona, a quella famiglia che ha permesso questa cosa, e non si può spiegare quanta riconoscenza posso avere per queste persone. Però purtroppo, o per fortuna, non saprei come dire, queste sono le mie mani, le sento sempre come le mie. Allora io dico, sono le mie mani, ho imparato anche a vederle in un modo diverso rispetto a prima. All'inizio capivo che non erano uguali alle mie, facevo dei paragoni, adesso le guardo e non vedo più la differenza rispetto a prima, sono le mie. L'impressione che ho avuto da subito è come se mi avessero riattaccate le mie. Cerco di pensarci poco, magari a qualcuno esterno può sembrare un fatto di egoismo. Però anche la psicologa che mi segue mi dice che è un buon proposito questo, di pensare poco a questo fatto, perché più le sento mie e più il mio cervello le accetta e più tutto è facile. E in questo anno è passato in fretta prima di tutto, e poi all'inizio un po' più faticoso, poi dei momenti belli, quando si comincia a capire che le mani rispondono ai comandi, che la terapia va bene, che non ci sono problemi anche medici, perché la preoccupazione più grande era anche quella. È stato faticoso anche, perché comunque la fisioterapia all'inizio è stata pesante, adesso è più tranquilla, e anche la terapia farmacologica all'inizio era pesantina. La maggiore difficoltà all'inizio è stata un po' quella di dover ricominciare come 4 anni fa, subito dopo l'amputazione, cioè la dipendenza totale dagli altri, anche per le piccole cose, perché comunque le mani erano lì, erano vive, erano pronte, ma non erano ancora in grado di rispondere ai miei comandi, per cui per qualsiasi cosa dovevo chiedere aiuto agli altri, e questo è stato pesante. E poi, vabbè, il fatto del contatto umano, sì, porgi la mano con la protesi, dall'altra parte vedi anche un po' di imbarazzo, un po' di sensazioni, insomma, così. Invece porgi la mano, anche se le altre persone non sanno che tu hai avuto questo intervento, questo problema prima, tanti non si accorgono anche di quello che ho. Il sogno più importante in questo momento è quello di avere un'autonomia personale, nel senso di poter gestire non so, la mia pulizia personale, la mia igiene, o il vestirmi, piuttosto che riuscire ad aprire bene una porta. Però non so, riesco già per esempio a rispondere al telefono, a usare il computer, con un pennarello un po' grosso riesco a scrivere. L'obiettivo che mi pongo, ho imparato a non pormi troppi obiettivi, perché non so fino a dove potrò arrivare. E giorno per giorno dico, oggi provo a fare questo, se ci riesco bene, se no ci riprovo domani. Beh, una cosa che mi piacerebbe fare, che ho detto da sempre, che continuo a dire, è quella di vorrei impastare. Ecco, questa è una cosa che mi piaceva prima, non solo per la cucina, ma anche quegli oggettini come la pasta di sale, queste con la creta, queste cose mi piaceva, e non so se riuscirò, perché è una cosa un po' di precisione nelle punte delle dita, non lo so, però magari la pizza sì.